Buonasera a tutti, do il benvenuto a tutti voi dell'associazione Salus Bellatrix. Come sapete, noi organizziamo una conferenza ogni 13 del mese. Questa sera abbiamo con noi una persona molto particolare che io ammiro molto, l'avvocato Paolo Franceschetti. Il tema è un po' scottante, un po' crudo, diciamo. Infatti so che molte persone non si sono trovate d'accordo su questo tipo di conferenza, però io ho voluto lo stesso farlo, andare avanti e poi capirete perché quando lui vi esporrà il materiale, perché credo che sia giusto sapere determinate cose. Ce le tengono nascoste come al solito, bambini scomparsi, persone scomparsi in Italia ce ne sono tantissimi, nessuno ci dice realmente quanti e che fine fanno. Io lascio direttamente la parola all'avvocato e buon ascolto. Allora, così vi sentite bene, no? Sì. Allora, diceva bene Francesca, il tema di questa serata è un po' particolare. Perché di che andiamo a parlare? In realtà non andiamo a parlare delle sette sataniche, di cosa fanno, dei sacrifici, eccetera. Andiamo invece a parlare di una cosa che ci riguarda da vicino, perché riguarda la realtà che giorni ci propinano in televisione e che però ci nascondono, perché su quello che è il satanismo, su quello che è, potremmo anche dire, il male in Italia, in Europa e nel mondo in genere, c'è veramente una grande disinformazione voluta, chiaramente organizzata, orchestrata. Vi dico subito, innanzitutto prima vorrei fare una domanda per capire che tipo di pubblico ho di fronte. Quanti leggono già il mio sito, sanno di che cosa mi occupo? Cioè, posso alzare la mano? Ecco, pochi, infatti. Quindi mi rivolgo prevalentemente alle persone che non seguono il lavoro che faccio. Che lavoro faccio io? Sono avvocato, insegno in corsi per l'esame d'avvocato, per il concorso di magistratura, quindi sono in qualche modo addentro, ben addentro al mondo della giustizia per quanto riguarda la fase, diciamo così, dello studio del diritto e della formazione di avvocati e magistrati. Allora, che cosa succede? Succede che la maggior parte dei delitti che vanno in TV, parlo di Sara Scanzi, di Chiara Campinasio, parlo del delitto di Cogne, parlo di tutti i delitti che ci ossessionano continuamente con i telegiornali, con gli speciali di quarto grado, di chi l'ha visto, eccetera, sono tutti dei grandiosi depistaggi, perché il colpevole è sempre diverso da quello che la televisione ci propone. Non è stata la madre Anna Maria Franzoni del bambino di Cogne a uccidere il bambino, nonostante gli abbiano dato l'ergastolo, non sono stati i coniugi di Erba a Erba a uccidere quei quattro componenti di quella palazzina che sono stati barbaramente, selvaggiamente assassinati, non da Olindo Romano e Rosa Pazzi. Lo sanno i giornalisti, lo sanno tante persone come me, ma e tante altre, ma in TV va un grande teatrino mediatico che nasconde quello che è realmente, quello che succede realmente. Allora, teniamo presente che in questi delitti ci sono sempre delle costanti che voi, cioè l'ascoltatore normale, quando legge il giornale o legge l'articolo d'approfondimento o vede quarto grado, chi l'ha visto, non se ne rende conto perché non fa questi collegamenti, non lo fate per lavoro, giustamente, quindi non vi rendete conto che cosa succede? Manca sempre l'arma del delitto, sempre. Manca Cogne, manca Erba, mancano i delitti del mostro di Firenze,
manca in tutti i delitti che vanno in TV. Manca sempre il movente. Il movente è fondamentale in un delitto. Ci raccontano che la madre di Cogni ha ucciso il bambino perché aveva la testa grossa, ma non è un movente la testa grossa, specialmente se poi la donna non è inferma di mente, come dicono, perché le perizie dimostrano che è sanissima. I vicini di Erba hanno ucciso quelle quattro persone perché sopra questi vicini gli davano fastidio, ci raccontano, questo è il movente. Peccato che però ci raccontano anche che Olindo Romano e Rosa Bazzi hanno dato fuoco alla palazzina sociale, all'appartamento, quindi sostanzialmente rischiando di distruggere il loro stesso appartamento, quindi se l'hanno fatto perché volevano la quiete nell'appartamento accanto, beh, non è il modo migliore quello di sterminare un'intera famiglia e poi dargli fuoco, specialmente dargli fuoco. È un po' difficile anche trovare dei vicini che sterminano completamente la famiglia accanto, perché è difficile pensare che uno spazzino e una casalinga abbiano la mente per sfuggire alle sofisticate indagini che si riesce a fare oggi. I RIS possono rilevare una macchia di sangue anche dopo 20 anni, quindi pensare che loro potessero sfuggire è una follia, ma comunque anche ammesso che fossero così folli, certamente non avrebbero dato fuoco all'appartamento. Insomma, in tutti questi delitti ci sono sempre delle costanti, come un'altra costante è la presenza degli stessi criminologi, degli stessi avvocati, sempre presenti, sempre loro, perché proprio perché appunto la verità non venga poi, non possa emergere, con sempre gli stessi giornalisti che se ne occupano. Allora, prima di spiegarvi meglio perché sto dicendo queste cose e prima di darvi anche qualche strumento per capire che cosa succede, per fare delle considerazioni personali d'ora in poi quando vedete questi delitti in TV, parto da un caso singolo che è l'ultimo caso di cui mi sto occupando, e per questo abbiamo dato il titolo 7 satanismo e sacrifici umani, perché diremo che cos'è il vero satanista il vero satanismo e dove si annidano i veri satanisti. Perché voi dovete sapere che il satanismo è presentato in Italia e nel mondo come un fenomeno quasi marginale. Le sette sataniche non sono così tante, non sono così pericolose, e quelle poche sette che ci sono costituite, così dicono le cronache, da ragazzi metallari sbandati, da debosciati, da dei criminali senza né arte né parte, che non sanno neanche mettere due parole in croce. Infatti le uniche due organizzazioni sataniche che sono state condannate per crimini satanici, dichiarate sette sataniche e trattate in questo modo anche dal punto di vista giudiziario, sono due: sono le Bestie di Satana in Italia e una setta, la cosiddetta setta Manson, in America negli anni, alla fine degli anni 60, nel 69. Quindi l'unica setta organizzata, condannata al completo, setta satanica, è stata questa delle Bestie di Satana. Sono stati scritti dei libri, c'è tutta una letteratura specifica sull'argomento, e quindi ho portato qua alcuni libri, per esempio questo, che peraltro Sette sataniche di Mastronardi, De Luca, Moreno Fiori. Questo l'ho portato perché su tutti i libri che riguardano sette sataniche, omicidi seriali eccetera, è uno dei migliori, uno dei più oggettivi, uno di quelli che più dà una serie di dati, e nel titolo c'è: dai misteri del mostro di Firenze alle Bestie di Satana, e questo è un libro specialistico scritto da professori universitari sul satanismo. Poi abbiamo un'enciclopedia fantastica, per l'amore di informazione che c'è, Dizionario delle religioni in Italia, classifica tutte le sette religiose o comunque magiche, esoteriche eccetera, presenti in Italia.
Tra queste c'è anche le, ci sono anche le bestie di Satana, classificate tra le religioni in Italia, i movimenti religiosi. Bene, allora vediamo che cos'è successo nelle bestie di Satana, poi vedremo anche brevemente cosa è successo nel mostro di Firenze, poi vediamo cosa succede in tutti gli altri delitti e poi cerchiamo di capire quanto ci prendono per il culo in TV, nei giornali, eccetera. Che cosa ci raccontano i giornali sulle bestie di Satana? Ci raccontano che un gruppo di circa 8-9 ragazzi commetteva dei delitti. Il primo delitto che commettono, accertato, è quello di Chiara Marino e Fabio Dollis nel 98. Questi ragazzi scompaiono nel nulla nel 98. Il padre di uno dei due, Michele Dollis, li cercherà il figlio disperatamente per anni, stando appresso a questi gruppi di metallari presso cui il figlio era scomparso. Poi nel 2004 c'è un altro omicidio, quello di Mariangela Pezzotta. Andrea Volpe e Elisabetta Ballarin uccidono nello sciale di Colasecca, in provincia di Varese, questa ragazza, Mariangela Pezzotta, e dopo averla uccisa provano a depistare prendendo la macchina di Mariangela e cercando di buttarla in un fosso nel canale Villoresi. Non si sa perché, non si sa per come, dicono perché erano strafatti di droga, quindi stavano su questo canale, invece di buttare la macchina di sotto si sono, Elisabetta Ballarin si è addormentata, hanno provato ad addormentarla sul canale, Andrea Volpe va a sbattere con la macchina e in stato confusionale gira delirando per quelle zone finché i carabinieri non lo prendono, non lo interrogano e lui confessa di aver fatto parte di una setta satanica, le bestie di Satana, e dice che ne fanno parte altri ragazzi di cui fa i nomi: Pietro Guerrieri, Eros Monterosso, Marco Zampollo, Paolo Leoni. Fa anche altri due nomi, mi pare, Massimo Magni o Massimiliano Magni e forse anche un altro, se non mi ricordo male, che poi comunque verrà dimostrato che non c'entrava niente. Quindi si accusa del delitto di Chiara Marino e Fabio Dollis, si accusa del delitto di Mariangela Pezzotta e tira in ballo questi altri. Dopo un processo abbastanza breve, per quanto succede in Italia che in genere i processi durano decenni, qua invece il processo è abbastanza breve, vanno all'ergastolo alcuni di questi ragazzi, Nicola Sapone, avevo dimenticato tra le persone tirate in ballo, alcuni vanno all'ergastolo, alcuni prenderanno 29 anni, 28, insomma un numero di pene variabile. E su tutti i giornali, su tutti i media del mondo, non solo italiani, le bestie di Satana riempiono le pagine dei giornali, le televisioni, i programmi TV, i dibattiti. Comincia anche un dibattito sulla devianza giovanile, sulla musica metal, sul satanismo in sé. Una serie di dibattiti, diciamo, collegati a questa vicenda delle bestie di Satana. Escono libri, eccone qua qualcuno, Le sette di Satana di Mario Spez, I ragazzi di Satana di Goffello e Sanza, Le bestie di Satana di Gabriele Moroni, insomma, queste bestie di Satana fanno parlare di sé. Qualunque studioso oggi studi il fenomeno del satanismo deve studiare le bestie di Satana, quindi deve studiare questi libri, deve confrontarsi con la realtà di questi omicidi che nessuno ha mai dubitato siano da attribuire a questo gruppo di ragazzi. Del resto poi abbiamo due re confessi, Andrea Volpe e Mario Mancione. Perlomeno Andrea Volpe e Mario Mancione, uno pensa, sono colpevoli. Hanno confessato. Bene, se non che qualche tempo fa mi scrive quello che è stato considerato il capo del gruppo. Da precisare che è stato considerato il capo per i giornali, perché in nessun atto delle sentenze o negli interrogatori di questi ragazzi c'è scritto che è lui il capo, ma i giornali hanno fatto diventare il capo, vabbè. Paolo Leoni mi scrive e mi dice: senta avvocato, ho letto quello che scrive, aveva letto una mia intervista su un giornale che si chiama X Times e io sono all'ergastolo, quindi non è che chiedo molto, vorrei però sapere perché sto qua dentro, vorrei sapere chi mi ha incastrato e perché.
per conto di Dio che cosa sto pagando, qualcosa che non ho fatto e cosa sto pagando. Prendo in mano gli atti, mi nomina il suo legale e comincio a scavare nella vicenda delle bestie di Satana. Per la verità, io già conoscendo la realtà delle sette sataniche in Italia, conoscendo la realtà delle organizzazioni segrete in Italia, ho sempre capito che le bestie di Satana c'entravano poco o nulla con la vicenda e che erano uno strumento di altri poteri, cioè che c'era qualcuno sopra di loro che aveva manovrato il tutto. Questo lo davo per scontato. Comincio quindi a scartabellare gli atti e comincio a rendermi conto che a carico di questi ragazzi non ci sono prove. Ad esempio, Paolo Leoni viene additato come uno dei capi, perlomeno il capo di questa organizzazione. Quando si domanda ai pentiti, chiamiamoli così, che tipo di decisione è stata presa, dove è stata presa la decisione di uccidere i primi due ragazzi, Chiara e Fabio, dicono alla fiera di Senigallia in una determinata data. Verrà dimostrato che in quella data Paolo Leoni era al lavoro, peraltro faceva una pescheria, lavorava in un supermercato, quindi non poteva assentarsi così facilmente, ma questo alibi non verrà tenuto in considerazione. Non viene tenuto in considerazione soprattutto il fatto che una setta satanica degna di questo nome, ci sono dei veri satanisti, ma riderebbero di una setta così sgangherata che si riunisce dove? In un mercato, perché la fiera di Senigallia è nient'altro che un mercato come Porta Portese, come il mercato delle Pulci, no? Quindi questi si radunano in un mercato, ma una setta satanica degna di questo nome si raduna in un posto ben isolato, e poi una setta satanica ha dei riti di iniziazione, ha delle formule ben precise, ha dei libri di testo che devono essere studiati. Chi conosce il satanismo, quello vero, e non quello da barzelletta dei giornali o dei rotocalchi o delle TV, sa quali sono i nomi dei grandi satanisti nel mondo che hanno lasciato anche dei libri di testo su cui studiare i loro riti. Potete andarli a comprare anche voi in qualsiasi libreria esoterica, certo non magari nella libreria del supermercato, però nelle librerie esoteriche troverete testi di persone che hanno fatto la storia del satanismo e sono addirittura personaggi importanti a livello mondiale, perché consulenti di presidente degli Stati Uniti, ad esempio. Quindi abbiamo i libri di Aleister Crowley, abbiamo la Bibbia di Satana di Anton LaVey, abbiamo cioè una serie di testi specifici di personaggi che si sa chi sono, si sa dove sono, si sa cosa fanno. Per esempio la Chiesa di Satana, che il Tempio di Set, che sono le due organizzazioni sataniche più importanti al mondo, con decine di migliaia di seguaci in tutto il mondo. Fondatore di questo Tempio di Sette è Michael Aquino, un maggiore dell'esercito statunitense, ora in pensione, che è molto amico di Bush, consulente esoterico di Bush, del presidente degli Stati Uniti. Quindi una vera setta satanica, questi libri si va a leggere i libri di LaVey, si va a leggere i libri di Crowley, si va a leggere i rituali di magia nera di Arthur Edgar White, un altro personaggio che voi non conoscerete, ma che è famosissimo per chi si occupa di satanismo. Questi ragazzi invece gli domandano: ma quali rituali avete? Boh, non mi ricordo. Ma recitavate delle formule? Ma no, non ricordo. E vi incontravate quindi all'aperto. Quindi una sgangheratissima setta satanica se esisteva. Approfondisco, leggo gli atti e mi accorgo che anche i pentiti Andrea Volpe e Mario Mancione probabilmente non hanno commesso quei delitti che loro dicono di aver commesso. È tutto falso, tutto completamente falso. Vi dico perché. Andrea Volpe a un certo punto, nell'ansia accusatoria, accuserà Paolo Leoni e Nicola Sapone di un altro omicidio, oltre a quei quattro che ora sono stati condannati. Si dimostrerà però che Nicola Sapone era all'estero, era precisamente a Cuba in vacanza, quindi non poteva averlo commesso lui, e Andrea Volpe dirà: sì, effettivamente è vero, mi sono inventato tutto. Nonostante questo,
Questo è per titolo ritenuto attendibile e il processo imbastito sulle sue dichiarazioni continua a stare in piedi. Inoltre, questi ragazzi raccontano una cosa che, attenzione, perché è comune a tutti i delitti che ci propinano in TV, è comune al delitto di Erba, è comune al delitto di Cogne, è comune a tutti i delitti. Cosa? Un particolare molto importante: in tutti i delitti di sangue, a meno che non sia un delitto in cui tizio spara a Caio e Caio è un po' lontano, se ha un corpo a corpo con un coltello o con un altro oggetto contundente, esce dalla vittima una quantità di sangue tale per cui l'assassino è completamente imbrattato di sangue. Non so se voi vi siete, tutti voi, vi siete tagliati un dito tagliando il pane, vi sarete, ogni tanto avete sbattuto la testa contro uno spigolo, avete visto la quantità di sangue che esce? Beh, immaginatevi la quantità di sangue che esce nel momento in cui affondate un coltello nella carne di una persona. Quindi la persona che uccide con tante coltellate la vittima che ha davanti, come dicono di aver fatto questi ragazzi delle bestie di Satana, non è che siano solo un po' sporchi, sono completamente inzuppati di sangue dalla testa ai piedi, con il sangue che va, parte dai capelli e si incrosta, poi entra all'interno delle unghie, nelle sopracciglia, in ogni, sostanzialmente in ogni angolo del corpo, con i vestiti inzuppati. Quindi quando si commette un delitto del genere è necessario cambiarsi l'abito, buttare gli abiti, farli sparire, perché non è facile lavare il sangue dagli abiti anche in lavatrice, e poi lavarsi accuratamente e avere un cambio d'abito. Bene, questi ragazzi dicono che hanno ammazzato a coltellate in modo selvaggio questi Chiara e Fabio, poi l'hanno buttati nella fossa, poi sono stati in macchina e sono tornati a casa con i genitori, con i parenti. Una cosa impossibile da realizzare, perché rimarrebbe il sangue in tutta la macchina, rilevabile dai RIS anche dopo decenni, perché qualcuno si accorge se una persona è imbrattata di sangue dalla testa e viene in giro per la strada così. Per immaginare un controllo della polizia, ecco, magari vengono fermati per caso tutti imbrattati di sangue, dice no, stavamo scherzando un po' tra di noi. Non è una cosa possibile dal punto di vista logico, umano. Gli fanno le domande, ma un avvocato durante l'interrogatorio domanda a uno di questi: scusate, ma avete ucciso questi ragazzi e poi siete tornati così subito in macchina? Ma non vi siete sporcati, cambiate rapido? Sì, sì, dice lui, uno dei due, Mario Mancione, dichiarerà: sì, io avevo due paia di pantaloni che, perché era freddo, li portavo tutti e due indosso, quindi mi sono tolto il paio di pantaloni sopra e ho lasciato quelli sotto. E quindi? E le scarpe? E il giubbotto? Anzi, in un altro libro, questo, che è uscito nel 2011, dichiarerà che lui si è svegliato la mattina dopo con il chiodo, cioè con il giubbotto di pelle intatto e con gli abiti completamente a posto, c'era solo un taglietto nella mano qua. Quindi la versione loro è falsa. Probabilmente non hanno ucciso loro questi ragazzi, così come non hanno ucciso normalmente sempre le loro vittime, le persone che in TV ci passano come persone che hanno fatto un determinato delitto. Vi dico, allora, nel delitto di Cogne arrivano i soccorsi e la mamma, Anna Maria Franzoni, non ha una goccia di sangue addosso, la trovano nella stanza con il sangue dappertutto, anche sul soffitto, ma lei non aveva una goccia di sangue addosso. Dopodiché Vespa, col suo porta a porta, farà una oltre 20, quasi 30 trasmissioni su Cogne, dove si parlava del pigiama della Franzoni in cui c'erano delle macchie di sangue. Peccato che se tu uccidi tuo figlio in quel modo, con il pigiama addosso, il pigiama non ha due o tre macchie di sangue, è completamente intriso di sangue. Quindi non è possibile che ci siano solo due macchie, o meglio, è possibile perché probabilmente il pigiama stava da un'altra parte nella stanza e quindi sono andate sono schizzate delle gocce di sangue sul pigiama come era normale. Ma non hanno trovato sangue al di là della stanza in cui c'era Samuele, non hanno trovato sangue nel bagno dove la madre si sarebbe dovuta cambiare, lavare, tutto quanto, e non hanno trovato appunto sangue addosso alla madre, quindi non può essere stata la madre.
non possono essere stati coniugi di erba perché c'è lo stesso buco temporale e spaziale. Perché temporale e spaziale? Perché nei loro racconti questi confessano, i coniugi di erba confessano, poi ritratteranno pure, ma vabbè, o meglio, non è che confessano, i giornali hanno raccontato che confessano e ci hanno anche fatto vedere le confessioni, è diverso da dire che hanno confessato. Quindi ci hanno fatto vedere che questi hanno confessato e cosa hanno confessato? Che hanno ucciso queste quattro persone, dopodiché sono scesi in lavanderia, al piano di sotto, hanno messo gli abiti, no, si sono cambiati di abito e poi si sono puliti, non mi ricordo come, e sono andati via con la macchina. Impossibile, perché ti devi fare la doccia, non puoi semplicemente cambiarti l'abito e metterti un abito pulito, perché sei sporco comunque. Hanno messo gli abiti in lavatrice, poi dice, non so chi di voi ha provato a lavare il sangue in lavatrice, io qualche giorno fa provo una camicia, alla fine sa che la butterò perché non riesco a mandarlo via, e vabbè che non sono casalingo provetto, però non riesco a mandare via il sangue da una camicia. Non uccido nessuno, non è che il sangue è solo perché li sono tagliato, quindi se non mette messa così sembra che sto cercando di far di nascondere le braccia di dentro. Quindi sono versioni completamente false. Questa caratteristica della persona che prima uccide e poi non si lava, la ritroviamo, come ho detto, in tanti altri delitti. Ad esempio c'è un delitto a Viterbo, si chiama delitto d'incendio, in cui in pieno giorno una donna è stata trovata morta verso mezzogiorno, in un giorno feriale, è stata trovata morta in un lago di sangue, anche lei, anche qui. Nella stanza c'è sangue dappertutto, ma non c'è nelle altre stanze. Ci abbiamo anche qui una vera confessa che probabilmente verrà condannata all'ergastolo. Peccato che però i tabulati telefonici dimostrano che questa vera confessa era a 100 km dal luogo del delitto nel momento del delitto. Peccato che ci sono i fogli di entrata e uscita dall'ospedale che dimostrano che lei stava in questo ospedale nel momento del delitto, ma lei confessa, sa dei particolari che può sapere solo lei, così come a Erba, i coniugi di Erba sanno dei particolari che possono sapere solo loro, e quindi per questo poi vengono condannati, delle volte anche in buona fede dai magistrati, che non capiscono quello che gli sta succedendo sotto il naso. E ecco, peccato appunto che questa però abbia confessato e si dimostra che stava da tutt'altra parte. Anche perché poi, ancora una volta, non potrebbe aver ucciso in un lago di sangue una donna e uscire tranquilla in un paese peraltro abbastanza popoloso e affollato senza essere notata da nessuno, perché ancora una volta avrebbe sangue dalla testa ai piedi. Ancora una volta, nella versione che racconta, dovrebbe dire come si è lavata e come si è cambiata degli abiti, che cosa ha fatto per risolvere questo problema. Quindi, torniamo alle bestie di Satana e torniamo al problema del satanismo in generale. Questi ragazzi, nelle bestie di Satana, non sono stati loro, non sono colpevoli di nulla, non esisteva nessuna setta satanica. Forse qualcuno di loro poteva farne parte, forse quell'Andrea Volpe che ha confessato di far parte di una setta satanica faceva parte di una setta satanica, questo sì, non però gli altri. Sicuramente Andrea Volpe e Mario Marcione, che confessano i delitti, non hanno ucciso Fabio Tollis e Chiara Marino. Forse Andrea Volpe ha ucciso Mariangela Pezzotta, ma ancora non ho lavorato sul delitto Pezzotta. Penso che almeno quello sia vero, perché tutto sommato l'hanno beccato nello stesso giorno che ha commesso il delitto, quindi dovrebbe almeno quello averlo commesso, ma non mi stupirei se, continuando a approfondire, scoprissi che anche quello è tutta un'invenzione. Anche perché a me puzza un po' questa cosa che l'hanno ritrovato tutte e due sul canale, erano andati per buttare la macchina nel canale e si ritrovano una addormentata e l'altro che vaga in stato confusionale. Questa cosa mi insospettisce abbastanza e vorrei approfondire che come e perché questa sia addormentata. Comunque, diciamo pure che potrebbe essere che era una strappata di droga, quindi alla fine non hanno portato a termine l'operazione.
Qual è però il punto? Allora, il punto è questo, che in tutti i libri di sette sataniche al mondo si parla delle sette sataniche. Nelle università si studiano le bestie di Satana come il prototipo delle sette sataniche. E quindi noi abbiamo un'informazione a livello di giornali, a livello di TV, ma anche a livello specialistico, scientifico, universitario, di persone che studiano solo per studiare questi fenomeni, che è completamente distorta. Perché il vero satanismo cos'è? Il vero satanismo è fatto, praticato da persone autolocate, da persone in colletti bianchi, da politici, magistrati, avvocati. Alcuni di questi avvocati o magistrati erano al processo delle bestie di Satana e facevano finta di difendere quei ragazzi, oppure facevano finta di indagare. In realtà loro sì fanno parte di queste organizzazioni, praticano sacrifici umani ad alto livello, e molte delle persone che spariscono in Italia, dei bambini che spariscono così nel nulla, sono vittime di queste organizzazioni sataniche, molte, non tutte. In Italia spariscono circa 2000 bambini all'anno, quelli che non verranno mai più ritrovati, perché alcuni poi verranno ritrovati, alcuni sono dei genitori che li portano all'estero, eccetera, sono tra i 400 e i 500 a seconda degli anni. Abbiamo 400-500 bambini all'anno che scompaiono nel nulla in Italia, nella sola Italia. Sono molti di più in Germania e molti di più in Inghilterra, non conosco le cifre precise, ma sono in più. A questa cifra noi dobbiamo aggiungere poi quella dei bambini che non sono registrati perché sono figli di extracomunitari senza permesso di soggiorno, quindi non vengono registrati, spesso non vengono neanche denunciati, e pare che siano molti di più. Quindi noi abbiamo in tutta Europa migliaia di bambini che scompaiono nel nulla, ma chi l'ha visto si occupa solo di qualcuno. Ci si occupa di Yara, di Sara, peraltro quando se ne occupano le televisioni il minorenne viene sempre trovato morto, come Yara, come Sara. O mai una volta che si occupassero di uno che torna e ha fatto una fuga d'amore? No, quando le telecamere si accaniscono come avvoltoi su un caso e lo portano avanti per settimane o mesi, dopo un po' la persona viene ritrovata morta. Come se lo sapessero già, eh sì, infatti lo sanno già prima quali sono i casi su cui devono andare. Voi pensate che a Cogne le telecamere dei vari TG nazionali sono arrivate sul posto e hanno dato la notizia dell'incidente quando ancora non si sapeva se Samuele era morto. Quando non c'era nessun sospetto sulla madre, si diceva tragico incidente a Cogne, questo diceva il telegiornale. Ora, se a qualcuno succede veramente qualcosa, c'è un bambino che ha un tragico incidente, che muore per qualsiasi motivo, non arrivano le telecamere dei telegiornali, non arrivano i giornali che non sanno occuparsene, arrivano quando sanno già che c'è qualcosa, e questo qualcosa comincia ad essere uno spettacolo mediatico che andrà in onda, una specie di telefilm, una specie di grande fratello, fanno, su questi delitti. L'altro caso, mi riferisco sempre a questo libro perché ripeto, è uno dei più seri, e l'altro caso che tratta in questo libro è dai misteri del mostro di Firenze alle bestie di Satana. Quindi oltre alle bestie di Satana abbiamo il mostro di Firenze. Ora, anche qui cerco di andare veloce perché sono anni che lavoro in questo settore, anni che faccio conferenze, stanno su internet, su YouTube per coloro che sono interessati, quindi alcuni particolari in più li potete ricavare da questi interventi miei che stanno su internet. Il mostro di Firenze è un altro caso in cui ci hanno raccontato che a uccidere le 8 coppiette nel Fiorentino erano stati Pietro Pacciani, Mario Vanni e Giancarlo Lotti. Pacciani venne condannato in primo grado e assolto in secondo grado, ma morì prima che potesse vedere la fine del processo. Poi abbiamo invece Vanni che fu condannato, quindi sostanzialmente ci hanno consegnato questi come gli esecutori materiali. Quindi tre contadini, di cui due oligofrenici, Pacciani almeno era un po' intelligente come contadino, hanno tenuto in scacco la polizia di mezzo mondo. Ancora una volta ci hanno raccontato che
hanno ucciso queste coppiette, poi tornavano a casa belli tranquilli, anche lì nel bosco, ma dove ti cambi, dove ti lavi? Se uccidi una coppia e poi gli togli il pube, come avrebbe dovuto fare Panciani, c'hai anche ancora una volta la quantità di sangue addosso che è incompatibile poi con il poter risalire in macchina, farti, nel caso di alcuni posti del delitto erano a 50-60 km dalla casa di Panciani, quindi avrebbe dovuto viaggiare in macchina per un'oretta o due, perché poi erano strade tortuose, quindi insomma si faceva 2 ore di macchina al ritorno, tutto imbrattato di sangue, con la macchina che rimaneva imbrattata di sangue, ma è una cosa impossibile, no? A un certo punto infatti è partito un secondo filone di indagini sul mostro di Firenze, un filone che ha visto coinvolti medici, ambasciatori, funzionari di polizia, personaggi, insomma, cosiddetti altolocati. Di questo poco si è saputo, non lo sa quasi nessuno, si trova ancora traccia in internet degli articoli dell'epoca. Perché? Perché questo filone è andato a morire, nel senso che i giornali a livello nazionale, i telegiornali non se ne sono occupati, se ne è occupata la cronaca locale di qualche giornale, ci sono state delle inchieste, ci sono stati degli arresti. Il giornalista che ha scritto questo libro sulle bestie di Satana, Mario Spezia, si è fatto 23 giorni di galera per essere tra gli esecutori e i mandanti dei delitti del mostro di Firenze. Solo che questo non lo racconta praticamente nessuno. Anzi, c'è stata qualche tempo fa una nuova pista sui delitti del mostro di Firenze. Chi l'ha visto ha chiamato e intervistato Mario Spezia, quello che ha scritto questo libro, che molti considerano uno degli esecutori di questi delitti, infatti. Ora, potrebbe essere stato lui, potrebbe non essere stato. Io penso che sia stato. Qualcuno pensa di no. Lo inviti a chi l'ha visto a fare una nuova, a parlare di una nuova pista sui delitti del mostro di Firenze, beh, perlomeno facci sapere che comunque si è fatto 23 giorni per questo motivo. Secondo Mario Spezzi, lui si sarebbe fatto questi 23 giorni perché aveva una teoria giornalistica contraria a quella della procura. Allora, il procuratore che stava facendo le indagini è così cretino che dice: siccome questo c'ha la pista contraria, adesso lo metto dentro. Insieme a lui c'era il magistrato che conduceva le indagini, Piero Luigi Vigna, che poi diventò capo dell'antimafia, anche lui tra gli esecutori di questi delitti, tra gli assassini di questi delitti, di queste coppiette. Ora qualcuno ovviamente qua rimarrà basito da questo che sto dicendo, ma in realtà guardate che per convincersene è sufficiente fare una cosa che nessuno fa mai, perché noi crediamo alla TV e crediamo ai giornali, è sufficiente andare a vedere i luoghi del delitto e vedere che ci hanno raccontato una cosa completamente diversa. Uno dei luoghi del delitto del mostro di Firenze, il delitto di Vicchio, anzitutto non è una boscaglia come dicono, ma è proprio in mezzo alla strada, quindi proprio davanti alla strada statale, visibile a chiunque passasse, hanno commesso questo delitto. E è a 500 metri dalla casa di campagna del giudice Vigna. Ora, i giornali non hanno rilevato che il serial killer così misterioso ha colpito proprio a 500 metri dalla casa del giudice? Eh no. Io direi che forse c'è qualcosa che ci nascondono, no? Poi, ma se un giornalista si fa 23 giorni di galera per essere tra gli esecutori e i mandanti di questi delitti, ma perché non approfondiamo ci bombardano con Michele Visseri, ci bombardano con le nuove novità sulle bestie di Satana a suo tempo, adesso non più. Beh, ma visto che qui c'è di mezzo un giornalista, diteci che cosa è successo, perché. No, il problema è questo, che la TV ci fa passare tutti i delitti che avvengono in Italia, sono sempre delitti, non so se ci avete fatto caso, di persone che hanno al massimo la terza media come livello di istruzione, non hanno un lavoro tra quelli considerati autolocati. Quindi noi abbiamo, gli assassini sono Michele Misseri, che è un contadino che forse non saprà neanche leggere e scrivere, Pietro Panciani, che è un contadino che anche lui aveva la quinta elementare, la madre di Cogne, che è una casalinga,
i coniugi di Erba, che sono uno spazzino e una casalinga, e così via, no? Non abbiamo magistrati, avvocati, giornalisti, questi non uccidono mai. Queste sono persone bravissime, buone, tranquille, irreprensibili. Non è proprio così. Pochi anni fa, due o tre anni fa, forse no, quattro anni fa, se non ricordo la data, un professore universitario dell'Università di Pisa ha ucciso a martellate la moglie. Non solo non ha fatto un giorno di galera, continua a insegnare all'università. La moglie, peraltro professoressa universitaria, non una riga sui giornali, non un servizio in un TG, non un approfondimento a quarto grado. L'ha ammazzata in un lago di sangue a martellate, quindi poteva essere un nuovo caso Cogne, non hanno detto niente. Anzi, sapete che è successo? Quando questo è stato condannato, assolto, una volta uscita la sentenza è andata a chiedere la pensione di vedovanza, perché ha detto, beh, sono vedovo, quindi giustamente ha diritto alla pensione, c'è la pensione a nome di vedovi, sì, e allora le leggi vanno applicate, cazzo, quindi, scusate la battuta, non ha reso nessuno, vabbè, era una battuta, vabbè, perché in una situazione di illegalità così diffusa la battuta era che, vabbè, non perché quindi forse probabilmente la gravità delle cose che sto dicendo fa perdere di vista il lato comico, tragicomico della situazione. A me invece fa un po' ridere, ma è una risata chiaramente amara, che a un certo punto che è successo? Che nel 2011, ad agosto, il Parlamento ha dovuto varare una legge, non mi ricordo adesso neanche il numero, si trova su internet se volete, una legge che proibisce agli assassini del proprio coniuge di andare a chiedere la pensione di vedovanza, perché probabilmente non è un fenomeno così raro, è un fenomeno molto più comune di quello che si pensa se hanno dovuto fare una legge, e che però di cui nessuno parla, perché gli assassini sono sempre contadini, casalinghe, ragazzi metallari il cui capo lavorava come commesso alla pescheria di un supermercato. Ecco, questi sono gli assassini, no? La verità è un po' diversa. Le vere sette sataniche nel mondo hanno un nome, hanno dei siti, le potete trovare su internet, hanno dei loro fondatori che sono personaggi pubblici che spesso vanno in giro accompagnando presidenti degli Stati Uniti, presidenti della Francia, il nostro presidente Berlusconi o altri soggetti di questo tipo. E si onorano di accompagnarsi a questi personaggi, sono pubblicati non solo i siti, ma anche delle volte i loro rituali in manuali editi da loro. Sono la Chiesa di Satana di Anton LaVey, come ho detto, sono il Tempio di Set di Michael Aquino, e poi ce ne sono una marea di altre, tutte regolarmente recensite e classificate, ma con ai vertici politici, magistrati, avvocati. Allora, sapete qual è la realtà? Diamo un po' di dati, perché adesso probabilmente qualcuno di voi dirà, ma questo, ma che sta dicendo? Ma questa è una cosa totalmente fuori dal mondo. Bene, sempre adesso vi dico cose verificabili in internet. Che cosa succede se uno va a scavare su che cos'è il vero satanismo in Italia o in Europa? Può succedere quello che è capitato a Paolo Ferraro, un magistrato della Procura di Roma, il quale scoperchia una setta satanica in ambito militare, collegata poi in qualche modo alla vicenda di Melania Rea, Carmela Rea, la donna uccisa a Ripa di Civitelle nel Teramano. Tempo 12 ore. Non 12 mesi, tempo 12 ore, parte il provvedimento del CSM che destituisce il magistrato per infermità mentale. Ora, questo non era un magistrato qualsiasi, è un magistrato anziano no, non perché è anziano nel senso che ha parecchi anni di attività, ha una sessantina d'anni, che era ai primi posti per produttività, non aveva mai avuto nella procura, credo. Non aveva mai avuto un richiamo, aveva un curriculum eccellente, laureatosi con 110 lode, ebbene è stato destituito per infermità mentale. Può succedere quello che è successo a Cura di Vetrano, un paese in provincia di Viterbo, dove una persona scopre
una setta satanica che fa dei riti non del tutto leciti nel Viterbese, probabilmente c'era coinvolto anche il figlio, adesso non si sa bene come è andata a finire, insomma, cioè non so bene quali erano i particolari della vicenda, so che comunque è andato a denunciare la cosa ai carabinieri e l'hanno internato in manicomio con un trattamento sanitario obbligatorio, con un TSO. Ovviamente non è stato possibile quindi fare altro, non è stata fatta nessuna indagine sulle sue denunce, anzi hanno fatto una perquisizione a casa sua, hanno pure trovato un'arma detenuta illegalmente e l'hanno condannato per porto abusivo di armi, cosa che non stava né in cielo né in terra. Può succedere quello che succede a livelli molto più alti. Tutti voi ricorderete il cosiddetto caso Dutroux. In Belgio viene trovato in una casa, vengono trovati dei cadaveri di alcune ragazzine, viene arrestato un certo Dutroux con la moglie. Le indagini porteranno ad appurare che Dutroux non aveva ucciso solo quelle due ragazzine che hanno trovato all'inizio, ne aveva uccise molte altre, faceva parte di un'organizzazione che faceva i cosiddetti snuff movies, cioè questi film riprese dalla realtà di uccisioni di bambini. E questa setta, questa organizzazione era collegata a cardinali, ministri, addirittura ai reali del Belgio. Che è successo? Che uno dei carabinieri, in realtà si chiama gendarme in Belgio, è il corrispondente dei nostri carabinieri, uno dei gendarmi che si occupava dell'indagine ha avuto talmente tante grane che ha dovuto lasciare l'incarico e ha scritto un libro con la sua verità. La verità è che quando le indagini sono arrivate a scoperchiare i reali del Belgio, i cardinali, eccetera, i giornalisti, gli investigatori che se ne sono occupati sono morti tutti. Tutti i giornalisti sono morti tutti. Tutti gli investigatori che se ne occupavano, ovviamente che se ne occupavano cercando di appurare la verità, non quelli che poi dopo hanno archiviato dicendo che in fondo non c'erano assolutamente elementi per andare oltre, sono tutti morti suicidati con incidenti. Questo qui si è salvato da un incidente stradale e quindi ha potuto raccontare la sua storia, perché poi ha capito anche che l'avrebbero ammazzato, quindi si è appreso determinate contromisure. Questo è il vero satanismo, è quello dei cardinali, dei reali, dei personaggi autologati di ogni nazione. Noi sul nostro sito abbiamo pubblicato dei documenti in cui parecchi testimoni di alcuni omicidi di massa di bambini scappati alla morte hanno raccontato tutto a una psichiatra, la quale psichiatra ha organizzato questi scappati, diciamo così, e ha preparato una denuncia penale con nomi, date, fatti, circostanze. Erano rituali di morte, uccisioni di bambini, in cui facevano giochi in cui i bambini si dovevano uccidere tra di loro, cose del genere, che avvenivano nella villa di quella che è una delle più importanti famiglie italiane, tutt'oggi sempre alla luce della ribalta e sotto i riflettori, come famiglia irreprensibile, penso una famiglia a cui tutti vorremmo aspirare, perché sono quelle famiglie ricche che hanno, sembra che abbiano tutto e che siano strafelici. Bene, in questa casa, con bambini dall'impasto ad animali selvaggi, con bambini costretti ad uccidere i loro coetanei, e però è stato archiviato tutto, già che c'erano, siccome le persone che hanno denunciato questi fatti erano parecchie, hanno anche bruciato la villa di questa famiglia, perché non era l'unica, ne avevano tante, questa era una villa comparsa, uno dei loro tanti possedimenti, quindi bruciata completamente, quindi perse tutte le tracce di quello che veniva denunciato, gli scavi per trovare i cadaveri vennero fatti a centinaia di metri dal posto che si erano sbagliati e poi non hanno più fatto nulla. Peraltro alcune delle persone coinvolte tra i colpevoli sono anche morti. Non è stato più fatto niente. Questa è la realtà del vero satanismo. Però perché si fa quest'opera di disinformazione? Dietro al mostro di Firenze non c'era una setta satanica,
c'erano dei personaggi autologati che facevano parte di un'organizzazione esoterica, che è un'altra cosa, un'organizzazione segreta, che è la Rosa Rossa, un ramo della Golden Dawn. Dietro alle bestie di Satana c'è il nulla, o meglio, ci sono altri che hanno ucciso, personaggi cosiddetti volenti bianchi. Questa è la realtà, ma si fa una massiccia opera di disinformazione per non dire la verità, per non dire che Sara Scanzi, Chiara Campirasio, il bambino di Cogne sono stati ammazzati per motivi particolari che adesso non posso spiegare, l'ho spiegato in altre conferenze, in altri articoli o libri che ho fatto. Quindi per coprire qual è la realtà, tutti questi programmi televisivi sono tutti un immenso depistaggio per non farci sapere che cosa avviene realmente. Ecco, molti di questi, di queste morti sono veri e propri, qua ecco il titolo della conferenza, sacrifici umani, solo che noi ce li presentano come omicidi qualsiasi. Vi ricordate il ministro Fornero che ha pianto quando ha detto la parola sacrifici? Vedete, una persona normale, quella che non conosce i rituali di questa organizzazione, che non conosce chi c'è di mezzo e quali mezzi usano, pensa che il ministro Fornero abbia fatto un po' finta di commuoversi alla parola sacrifici, perché preparava una manovra economica e alla parola sacrifici ha detto anzi sacri, e poi si è messa a piangere, e uno pensa va bene, sta cercando di prenderci in giro, ma noi non ci caschiamo perché siamo furbi. Questo ho sentito su qualche giornale, che noi non caschiamo nelle lacrime del ministro Fornero. No, il problema è che quello non era un prendere in giro lo spettatore, ciò com'è, era un prenderlo in giro, perché ci stava facendo credere, che lei voleva farci credere, che si commuoveva davvero, invece noi siamo troppo furbi per cascarci, ma non è così. Quella parola, sacrifici, metteva l'accento sui sacrifici umani che si dovevano fare per poter realizzare determinati piani politici. Perché queste morti, Sara, Chiara, Cogne, eccetera, sono nient'altro che sacrifici umani per progetti politici. Dietro i detti del mostro di Firenze ci sono dei sacrifici umani per progetti politici. Dietro alle bestie di Satana ci sono sacrifici umani per progetti politici. Quindi il ministro Fornero annunciava solo un numero un po' più elevato del passato di sacrifici, annunciava un numero di morti maggiore del passato. Infatti, dopo poco tempo, abbiamo avuto l'omicidio di due senegalesi a Firenze. Immediatamente i giornali hanno detto, ma dietro a questi omicidi c'è un ragazzo di Casa Pound. Scusate la parolaccia, ma che cazzo c'entra Casa Pound? Scusate, io faccio parte della Soka Gakkai, un'organizzazione buddista. Ora se uccido qualcuno, uno dice Paolo Franceschetti ha ucciso Caio ed era della Soka Gakkai, e poi partono le indagini sulla Soka Gakkai, ma che c'entra? Qualcuno di voi sarà iscritto all'associazione Salus Bellatrix, adesso se qualcuno di voi uccide un altro dobbiamo indagare tutta l'associazione Salus Bellatrix? Beh no, hanno indagato e hanno fatto una serie di casini a Casa Pound. Bene, il leader della comunità senegalese in Italia, Papa Diouf, nel discorso di commemorazione per questi due morti ha detto, non sto dicendo che Papa Diouf sia dentro a questa organizzazione, il discorso gliel'hanno preparato, ma lui ha detto speriamo che questi sacrifici siano l'annuncio di un'alba nuova. Ora, l'Alba d'Oro è l'organizzazione che commette questi delitti, la Golden Dawn, l'Alba d'Oro, Alba Dorata, come vogliamo, da cui discende la Rosa Rossa, che è l'organizzazione che sta dietro a questi delitti. Quindi non solo questi sacrifici erano annunciati, sono stati anche firmati dal discorso di Papa Diouf a Firenze, che si auspicava l'avvento di un'alba nuova. Infatti sta arrivando questa alba nuova, perché sta arrivando una crisi economica di proporzioni devastanti che comporterà diverse morti tra le persone normali, perché quando arriverà la batosta in quest'anno molti saranno impreparati ad affrontarla, quindi avremo la morte di elementi più deboli, di anziani che non ce la faranno a sopravvivere, di persone malate che non riusciranno a organizzarsi nelle situazioni di difficoltà che creeranno ad arte questi signori,
E sì, effettivamente ci saranno tanti sacrifici.